Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono il vostro Dark Chaos 92 e oggi siamo qui con questo video che aspettavate da molto tempo, più o meno 2-3 giorni. Io vi ho detto che l'avrei registrato stamattina, ma purtroppo non sono riuscito a registrarlo stamattina perché ho avuto degli impegni eccetera eccetera. Vabbè, la verità, mi sono svegliato tardi. Comunque, siamo qui finalmente per farvi capire un po' il tutto. Allora, bisogna fare tre passaggi. Questi tre passaggi quali sono? Adesso vi spiegherò tutto. Siamo qui su Twitch e dovete avere ovviamente l'account di Twitch, perché se non avete l'account di Twitch non potete fare questo passaggio. Allora, come avere queste famigerate skin, ok? Cosa dobbiamo fare? Intanto dobbiamo crearci l'account di Twitch. Potete anche collegarvi con il vostro account di Facebook, quindi. E facciamo iscriviti e ci iscriviamo. Qua ci dice ovviamente all'inizio, scegli almeno 3 giochi che vorresti guardare. Quindi io in questo caso cosa scelgo? Scelgo Fortnite, scelgo tipo H1 e un altro gioco che possiamo scegliere, che ne so, io scelgo World of Warcraft, che è anche un bel gioco, mi raccomando. Scelgo anche, metto anche Clash Royale, così tanto per, e faccio fine. E qui c'è il nostro account con tutte ovviamente le robe qui, le live eccetera eccetera. Allora, cosa dobbiamo fare? Qui vi spunterà questo, inizia la prova gratuita, quindi se voi andate a cliccare vi spunterà Twitch, questa cosa qui, attiva Twitch Prime eccetera eccetera. Quindi dovremmo cliccare su attiva Twitch Prime e vi chiederà un indirizzo email e una password. Voi cosa dovete fare? Dovete cliccare su crea il tuo account Amazon, che vi porterà qui. Quindi dobbiamo creare il nostro account Amazon. Quindi andremo a creare il nostro account di Amazon e come per magia eccoci qui con il nostro account di Amazon. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ritornare qui e rifare inizia la prova gratuita, attiva Twitch Prime, e adesso ci porterà direttamente a qua, collega l'account Twitch a ovviamente l'account Amazon, che e noi faremo conferma. Dopodiché ci dirà, sei salito di livello con Twitch Prime, ti senti bene, vero? E dovremmo cliccare iscriviti senza costi aggiuntivi. Adesso noi dovremmo avere il Prime, però non ce lo fa vedere, perché dice, come fai ad avere Twitch Prime? Non ce l'hai, anche se ti faccio vedere io questa cosa, non ce l'hai. Quindi cosa dovremmo fare? Dobbiamo inserire l'impostazione di pagamento. Quindi cosa succede? Dovremmo mettere l'impostazione per fare il pagamento ovviamente di Amazon Prime. Però io, quando ho fatto inizia la prova gratuita, attiva Twitch Prime, di norma mi portava su Amazon, non mi diceva direttamente sei salito con Twitch Prime e bla bla bla. Quindi cosa dovrete fare voi? Dovrete fare così. Intanto aggiungete la vostra carta, io in questo caso l'aggiungo. Ok ragazzi, eccoci qua. E praticamente dopo che avrete messo la vostra carta e avrete messo tutti i passaggi, quindi dovrete mettere la vostra via di casa, il vostro numero di telefono eccetera eccetera, finalmente dovremmo essere Prime. Adesso cosa succede? Dobbiamo ritornare su Amazon e ovviamente nel mio account dovremmo vedere il Prime, però non si vede. Adesso andiamo su Twitch ragazzi, in quello nostro nuovo ovviamente, facciamo inizia la prova gratuita, attiva Twitch Prime e adesso dovrebbe andare. Ragazzi, allora, cosa è successo? Praticamente io cercavo di capire, perché dicevo, perché non me lo fa? Dovete semplicemente attivare l'email di Twitch, perché è quella nuova, quindi andate lì e poi qui vi spunterà il tuo indirizzo email è stato convalidato. Dopodiché è stato convalidato, vedrete qui che intanto vi dirà benvenuto Giuseppe per l'account che ovviamente abbiamo fatto, accede il tuo account per utilizzare le opzioni e bla bla bla. Ovviamente io ho il mio metodo di pagamento che ho già rimosso, quindi ovviamente voi lo dovrete aggiungere, ma non lo dovete aggiungere dal sito, perché vi spiego. Dopo che avete fatto questo passaggio e avete convalidato Twitch e tutto, eccoci qua, andrete su ricompense Prime. Quindi andate su inizia la prova gratuita e vi comparirà attiva Twitch Prime. Adesso io clicco su attiva Twitch Prime e vi attiva Twitch Prime. Sei salito di livello con Twitch Prime, ti senti bene, vero? Ha voglia.
Poi, dopodiché che avete fatto questo, cosa dovete fare? Io vi lascerò il link in descrizione di dovete, con il vostro account di Epic Games, quindi di Fortnite, dovete loggare, io in questo caso sono Pietro Savastano, trattino in basso, dovrete loggare su questo link, qui che sarebbe Epic Games, scendete giù e fate Ape Twitch Prime, sì, autorizzate che Fortnite 92 Italia siete voi. Appena utilizzate, vi spunterà qui, precisamente non lo vedo più, vi spunterà un'iconcina con scritto ricerca in corso, Fortnite ricerca in corso. Dopodiché quella ricerca in corso scomparirà e comparirà, avete ottenuto il bottino, bla bla bla. Quindi poi andrete a aprire il gioco e quando aprirete il gioco, in suo armadietto vi spunteranno i due personaggi che vi danno ovviamente, e in più dei due personaggi vi daranno anche il deltaplano, che comunque è molto figo, ragazzi. Io adesso non vi faccio vedere perché comunque probabilmente dovrò fare qualche aggiornamento, sti cazzi, quindi ecco, infatti dovrò fare qualche aggiornamento, quindi ragazzi, io spero di essere stato davvero davvero chiaro su questa cosa. Io vi lascerò il link in descrizione di questo qua per prendere il Twitch Prime Pack. Ragazzi, che dire, spero che il video vi sia stato di gradimento e comunque che avete capito come si fa, perché comunque è facile, cioè dovete semplicemente crearvi l'account di Twitch, dovete poi crearvi l'account di Amazon, poi qua vi arriverà quello di verificare l'email di Twitch e cioè, poi alla fine è facilissimo, dovete mettere... è qualcosa di facile, cioè non ci vuole nulla, ragazzi, quindi io l'ho fatto, cioè quindi... potete vedere che comunque chi lo ha già fatto, ragazzi, come del resto io, no? Io l'ho già fatto, quindi automaticamente nel video non vi fa vedere che mi dà la prova, capito? Per questo, siccome l'ho già fatto, quindi non me lo fa qui. Però a voi che non l'avete fatto ve lo darà sicuramente, quindi inizia la prova gratuita, attivate Twitch Prime e vi porterà non in questa pagina, come potete vedere, guardate, vedere subito, non in questa pagina, ma vi porterà direttamente su Amazon, dove dovrete attivare Twitch Prime. Per attivare Twitch Prime dovete inserire prima i vostri dati della vostra carta, però solo ed esclusivamente cliccando qui, cliccate qui, cliccate qui e subito dopo Amazon, eccetera eccetera. Il pass è facilissimo, il pass, ragazzi, non ci vuole niente. Io vi ringrazio per la visione, un bacione dal vostro Dark House 82 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli.